siamo visti un'altra volta, ho fatto un lungo viaggio. Sapete da dove vengo? Voi pensate da Acerra? No. Da Salerno? No. Da Parigi? Nemmeno. Io vengo dall'aldilà. Ho visitato tutto il paradiso. San Gennaro, sempre sia lodato, mi ha preso sotto un braccio e mi ha detto in segreto. Dice, Policene, ma perché i napoletani sopportano tante ingiustizie, tanti abusi? E dice, il signore certe cose ufficialmente non le può dire, ma io lo dico in confidenza. In paradiso ci vengono pure quelli che si ribellano. Sì, anzi ho visto con gli occhi miei un tale che il signore l'ha presa per il cravattino. Dice, ah, tu non ti sei ribellato? Allora vai all'inferno perché sei fesso. Ma lui è la puttana. E quante altre cose ho visto che vi potrei raccontare. Voi per esempio vi credete che in paradiso ci stanno ricchezze, ci stanno onori, agiatezze? Cioè, quando mai? Là sono tutti uguali, la divisa è una sola. Una camicia lunga bianca con due alette. E ti saluto, questo è tutto. Là non ci sono autorità. Non ci stanno ministri, non ci stanno re, non ci stanno imperatori. Lei vi assicuro che in paradiso non hai visto nemmeno un re. Tu dei Pulcinella in paradiso ne hai mai visti? Uè, chi si vede, Don Ferdinando Palermo? Ma che carnevale! Vi siete mascherato! Che? Che succede, Nanni? Ma perché si è vestito così? Quello è il re. Il re? Sì, signore, quello è il re. Papà, è il re. Hai già capito? Sì, sono il re. Assaltato. Policenè, tu intanto non hai risposto alla mia domanda. Di Policenelli in paradiso, dove secondo te sono tutti uguali, non c'è lusso, non ci sono re, non ci sono ministri, e hai mai visti? No, maestà. Non ne potevo vedere perché Policenello non muore mai. Tu dici? E ti sbagli. Io ne conosco uno di Policenello che sta per morire. E sai perché? Perché ha scritto una canzone che non mi piace. Ma... E sai come morirà? Impiccato. Con Marugasa Cavallo. No, maestà. Voi potete impiccare un corpo, ma lo spirito di Pulcinella, che è l'anima di un popolo, rimane qua. E in ogni posto della terra i popoli vogliono essere liberi, felici, sazi. E in tutti i posti della terra i re prendono quelli che si ribellano e li impiccano. Ma fino a quando lo potete fare, maestà? Fino a quando ve lo permette la gente? Ogni popolo ha il re che si merita e voi fate bene a fare quello che fate. Continuate, tagliate teste, afforcate. La colpa non è vostra, è nostra, maestà. Continua, Policenè, continua. Quando hai finito me lo fai sapere. E visto che questa è la tua ultima recita, io te lo voglio far fare fino in fondo. Tanto qui rimane il tuo spirito e tu sei contento lo stesso, no? Continua. Sono usciti, continua, sono usciti i numeri. Sono usciti, rivoluzione, cacciata e repubblica. Sono diventato ricco. Ma tu non stavi in galera? Sì, sono usciti i numeri e sono uscito pure io. Perché rivoluzione, cacciata e repubblica stanno succedendo veramente. Ma è sta scappata perché Napoleone ha invaso il regno. Un'altra volta, ma quando è scocciante questo? Maestà, è vero, maestà. Ma allora dobbiamo scappare. Sì, la carrozza è già pronta. La regina coi figli è partita, adesso sarà... Sarà dove sarà, che ce ne importa a noi, sì. Mimì, pensiamo a noi, vieni. Vieni, seguimi, Mimì, cambia il numero.